Oggi fiori e piante non mi fanno bel niente, sono piuttosto triste. Icca, buongiorno. Buongiorno. Perché qua festeggiamo sempre le donne, le donne, le donne, e gli uomini, non c'è mai niente per gli uomini. Devi aspettare pochi giorni, fra un po' la festa del papà. E non ne ho io figli. E vedi, non ce n'è altre di feste per noi uomini. Il giorno dopo della festa delle donne, ma non è una festa ufficiale, c'è la festa dei single. Va bene, niente, festeggiamo le donne, quindi oggi qui da Flor Garden, dalla fioreria di Flor Garden, ovviamente dedichiamo l'intera puntata alle donne. Come potete vedere, il nostro tavolo è imbandito di mimose, c'è tanto colore, tanto profumo, perché le mimose profumano. L'idea di Flor Garden per la festa delle donne qual è? Allora, ce ne abbiamo di diverse. Possiamo fare dei piccoli pensierini per le nostre amiche. Ah, vedi, per le nostre amiche, brava. Ah, tu pensavi solo tra uomo e donna, no? Sì, solitamente la festa delle donne è l'uomo che festeggia la propria donna, la propria amata, no? Vogliatevi bene anche tra donne, anche tra giusto? Donne, perché no? Quindi si può regalare qualcosa di economico. Economico, anche per la nostra più cara amica. Per la collega d'ufficio, per la... insomma, per le vostre amiche, per la collega di palestra, che ne so io, per... È per bello, la mamma, per prima la mamma. Di essere mamma e donna. È vero, è vero. Prima di essere mamma e donna, dimostriamo un po' d'affetto anche tra donne, che solitamente c'è rivalità. Quindi, allora, questo l'abbiamo creato in maniera molto, molto sì. Semplice. C'è semplicemente una bella orchidea che è sempre elegante e dura tantissimo. Ovviamente è attorniata di mimose. Ma l'idea originale di Flor Garden di oggi è la ghirlanda, che può diventare anche un bracciale da regalare ai nostri amici. Cioè, come procediamo? Allora, procediamo, ci servirà del filo di ferro. Filo di ferro proprio? Filo di ferro, di quello un po' morbido che comunque possiamo maneggiare. Quello che abbiamo in casa solitamente, sì. Insomma, va bene quello. E andremo a creare un piccolo cerchietto, magari un pochino più largo dalla nostra mano. Semplicemente lo rivestiamo con della guttaperca. Della? Guttaperca. E guttaperca non so cosa sia, è una parolaccia? No, no. Guttaperca, non so cos'è. O floral tape, è il nostro adesivo. E serve che cosa? Per rivestire magari anche, vedile, il filo di ferro. E perché non parli in italiano? Adesivo. No, non è un adesivo classico. Ah, vedi? No? Non si appiccica le mani. È vero, ha ragione, non si appiccica le mani. Però mi permette di fare, di inserire, allora, il fiore. A prescindere dalla nostra rubrica, quando voi venite qua da Flor Garden, non sto scherzando, effettivamente loro vi insegnano tanti di quei segreti, qua trovate tanti di quei gadget, tante di quelle cose, ripeto, anche a basso costo, per allestire le vostre case, fare le vostre sorprese e sviluppare le vostre idee. Questa è una di quelle, io non ne conoscevo l'esistenza. Comunque, questo procedimento vale anche per le ghirlande, che ne so, le ghirlande pasquali. Allora, comunque, mentre Ica continua con la sua creazione, adesso sta mettendo del fil di ferro per poi sistemare le mimose intorno, io vi do qualche suggerimento, cioè si può creare con questo meccanismo un cuore, si può creare il nome della propria compagna, della propria mamma, non lo so, il nome, poi è tutto contornato di mimose, vengono fuori delle cose veramente carine se avete un po' di fantasia. E poi, come dico sempre, è una scusa per stare insieme col papà, magari a creare qualcosa per la mamma, e che, ripeto, è sempre una donna oltre che una mamma. Quindi semplicemente non facciamo altro, sì, che avvolgere. Avvolgiamo, ma in maniera molto delicata, perché altrimenti roviniamo la mimosa, attorno al nostro cerchietto. È semplicissimo. E con questo procedimento, che ovviamente dura un po', non possiamo farvelo vedere tutto, guardate qua, possiamo creare un bracciale, possiamo creare una ghirlanda da appendere, una collanina. È vero, è vero. E io ho creato una cosa per te. Sarà gelosissimo tuo marito a casa, adesso entra dentro la televisione e dice: e vabbè, ci siamo affezionati noi a Ica, scusa, è fatta malissimo? No, però si vede che ti sei impegnato. Ci ho messo dell'impegno. Oh, quindi, posto che riceverò presto una denuncia dal marito di Ica, continuiamo con i suggerimenti di Flor Garden. Allora, cos'altro abbiamo creato per la festa delle donne? Allora, abbiamo detto il mazzolino da regalare all'amica, oppure un piccolo, insomma, magari per le amiche che lavorano in un ufficio, che il vaso è troppo ingombrante, col mazzo di fiori, un piccolo pensiero.
Ma non solo, si può creare anche un portapenne con le mimose, si può creare veramente di tutto. Ovviamente qui fanno anche le cose serie, oltre che questi piccoli omaggi, fanno anche dei centrotavola bellissimi che cambiano spesso e che si possono arricchire con le mimose. Arricchire sia a seconda della stagione. Ma queste cose poi veramente danno un tocco di classe, un tocco in più alla vostra casa, al vostro arredamento. Questi invece sono dei piccoli pensieri così per divertirvi un po' a costo zero, insomma. Però davvero sarebbe carino che seguite questo suggerimento, perché con 2 lire dimostrate di voler bene a una mamma, a un'amica, a una collega d'ufficio che magari non se lo aspetta, e per una bella settimana. Quanto dura la mimosa? Sì, c'è la spugna bagnata, quindi dura un po'. Anche di più, eh? Sì, e quindi per una bella settimana avrà il vostro ricordo, questa rivalità tra donne, finiamola, eh? Allora, vogliamoci bene. Vogliamoci bene. Quindi da Floor Garden è tutto. Adesso oltretutto si avvicina alla festa del papà e lì veramente abbiamo una sorpresa molto particolare. Lì c'è da lavorarci un po' insieme alle nostre mamme per far contenti questa volta i papà. Io sempre solo. Da Floor Garden è tutto, e come dice sempre Ica, le piante aiutano a vivere meglio. Per te. saluto il marito di Ica, arrivederci, osequio.